Cari amici, benvenuti al nostro appuntamento con la pillola del Vangelo. Quest'oggi il nostro cammino con l'Evangelista Luca ci propone il tema delle beatitudini, che è noto a tutti, con qualche differenza rispetto agli altri evangelisti, perché noi sappiamo che per esempio nel Vangelo di Matteo abbiamo 8 beatitudini, in quello di Luca invece ne abbiamo 4, con corrispettivi 4 guai, ecco. Gesù dice 4 volte beati a certe categorie di persone a cui fanno eco questi 4 guai contrapposti. Per esempio, beati voi poveri, guai a voi ricchi. Con una forma molto essenziale, molto terrestre, Matteo tende a essere un po' più spirituale, dice beati i poveri in spirito, invece Luca sta proprio fermo al discorso dei poveri e basta. Anche l'indirizzo delle beatitudini cambia, nel senso che nel Vangelo di Matteo, per esempio, Gesù si rivolge alla folla, in Luca invece si rivolge proprio ai discepoli. Le beatitudini sono rivolte in modo speciale ai suoi discepoli, che Gesù invita a scorgere, ad approfondire questo aspetto che non corrisponde alla logica umana, ma alla logica di Dio, secondo la quale sono beati, cioè sono amati coloro che sono poveri, coloro che sono affamati, beati voi che avete fame, dice, beati voi che piangete, perché riderete. E mi soffermo soprattutto in questa terza beatitudine, che alle volte è un po' trascurata rispetto alla prima, beati voi poveri, che dice, beati voi che ora piangete perché riderete, perché descrive una condizione abbastanza frequente nella vita del credente, nel senso che accade nella nostra vita di dover attraversare delle fasi di prova che ci fanno piangere, nel senso che il credente non è immune dalla sofferenza che devono attraversare tutti gli uomini nella vita, questo grande mistero che quasi contraddistingue il percorso umano. E non sono immuni dalle sofferenze, anzi direi quasi che proprio per l'impegno del loro percorso, che richiede un costante lavoro su di sé nel donarsi ai fratelli, nel mettere al primo posto Dio, essi sperimentano ancora di più la gravità della prova, la gravosità di questi passaggi cruciali della vita che occorre fare anche per crescere, e soprattutto la fatica dell'attesa è una delle prove che ci fa più piangere, forse quando attendiamo qualcosa dalla vita, abbiamo un progetto, ci è stata fatta una promessa e questa non si realizza immediatamente, cioè sentiamo che è una cosa vera, ma non è mai imminente, cioè accade nel corso del tempo, richiede una gestazione, una lunga gestazione, e quindi è come una donna che attende un bambino, deve avere quella pazienza dei suoi 9 mesi per passare dopo il travaglio alla gioia e alla beatitudine di poter abbracciare questo bambino, di poterlo vedere in faccia. E così siamo anche noi credenti, che siamo beneficiari delle promesse di Dio, che Gesù Cristo ha riassunto nella sua storia, nella sua persona, nella sua Pasqua. Ma come tutte le profezie e le promesse di Dio, si realizzano attraverso un percorso lungo e faticoso che contraddistingue la storia del credente. Perché il nostro Dio è un Dio che agisce nella storia, attraverso la storia, e ama un po' i tempi lunghi, non perché semplicemente ci voglia far penare, questo no assolutamente, oppure abbia la volontà di vedere se siamo fedeli, anche questo senz'altro. Ma perché i tempi lunghi permettono ai ritmi naturali di fare il loro corso. I latini dicevano che la natura non fa salti.
E quindi se davvero il cammino del credente è un cammino di crescita e quindi di che porta verso la beatitudine, lo è già come beatitudine adesso, proprio perché ci permette di assaporare nelle ore che passano, nei giorni che passano, l'intervento del Signore quasi come se non ce ne accorgessimo. La grazia di Dio fluisce nella nostra vita in maniera misteriosa, silenziosa e discreta. Eppure noi veniamo trasformati e per riuscire a accorgerci di questo ogni tanto dovremmo fermarci e guardarci indietro per vedere quali frutti ha ottenuto il nostro percorso di fede, quali cose buone, quali beatitudini sono maturate. Noi troppo spesso sentiamo il peso e la sofferenza di ciò che ci manca, ma difficilmente ci fermiamo ad apprezzare ciò che abbiamo ricevuto e soprattutto il percorso umano che abbiamo avuto il privilegio di fare seguendo il Vangelo. E queste sono le beatitudini che il Signore ci chiede di vivere soprattutto con questa gratitudine. Le beatitudini le ha date a noi credenti, nel caso di Luca è proprio così, anche se poi hanno un valore universale, perché possiamo accorgerci di questo grande dono che abbiamo ricevuto dal Signore, della fede e del suo Vangelo. A tutti voi, cari amici, auguro una buona domenica nella luce delle beatitudini.